Beh, non è andata esattamente come pensavo ieri sera la diretta, è stata veramente un disastro. Dopo neanche mezz'ora che ero in diretta, ho inciampato in un filo qui dietro, ho strappato completamente un cavo USB, ho danneggiato la scheda madre del computer e ho scollegato la telecamera principale dalla quale praticamente partiva tutta la diretta, compreso l'audio. E da quel momento lì in poi c'è stato poco da fare, perché ho tentato di ricollegarmi ma il computer non funzionava più. Oltretutto mi è seccata la gola completamente, non riuscivo più a parlare, cioè è stato veramente il finimondo totale. Comunque se volete vedere com'è andata, ecco a voi la diretta. Guarda la chat. Ciao, buonasera a tutti. Anche la mia figliola mi dice buonasera. Buonasera, Buongiorno. 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 Dunque, allora, è tutto nuovo completamente. Vedete qui sopra? No, dov'è? Di qua, qui. Se vi scrivete, io, boh, dov'è il dito? Oh, qua sopra, no? Qui ci viene scritto: chi si iscrive al canale, iscrivetevi! Ci manca poco a 100.000 iscritti! Maremma, uffa! Ecco, guarda là, addio, la chat è partita, andale! Simone Mengacci, grande Mengacci! Dovrebbe venire scritto qualcosa qui sopra anche della super chat, forse? Non lo so. Ci viene scritto niente. Lo so cosa ho combinato, ragazzi, ma siamo già 1.509 persone. Mi mette un po' paura sta roba qua. Ciao, cacciaviti, guarda là che casino, maremme maiale di tutti i tipi. Oh, io ho impostato la chat lenta, però più lenta di così un va. Lo sapete, le mie dirette sono tutte fatte così, un po' a questa maniera. Comunque, vi voglio far vedere una cosa. Allora, cambiamo telecamera, no? Bella, la pelata si vede subito da dietro. Buonasera. Allora, c'ho la chat anche qui, ferma la chat, come si fa? Vabbè. Stasera ho ad aprire diversi pacchetti e qua giù c'è un pacchetto di Celestino Camicia, che è ganzissimo da vedere, c'è canale Celestino Camicia, e non so cos'è che mi ha mandato. Poi qua giù c'è un altro pacco che mi crede di sapere cosa c'è dentro, una cosa parecchio ganza. E poi qui c'è un monte di altre scatole, quindi c'è da fare un po' stasera, Lara, di casini. E c'ho anche giustamente la telecamera tavolare. Vedi che questa con la si ta tavola la telecamera. Si... buonasera, buonasera. Sulla telecamera anche per aria ci ho messo. Quindi siamo messi proprio. Diciamo che se funziona tutto, funziona tutto. Guarda, anche mia figlia ha 11 anni e gioca anche lei a Roblox. Lei si chiama come ti chiami? Canabretto. Canabretto. Canabretto su Roblox, la mia figliola. Ciao, il mio nome Buonasera, capo. E ti diamo il benvenuto in Restate Sani. Vedi che c'è venuto scritto qua sopra? Alessio Squor si è abbonato al canale. Se vi volete abbonare, io vi consiglio di abbonarvi a Patreon, anche se qui non ci ho messo il link per queste robe. Vabbè, perché su Patreon c'è più posto, più cose, perché mi permette di mettere più roba Patreon rispetto a YouTube. Quindi Patreon, se voi andate su Patreon, cercate MVVblog, mi trovate al volo, costa anche meno, tra l'altro. Buonasera a tutti, cacciaviti di merda! Grandissimo Diego De Vita! Diego De Vita, vediamo se accompagna... Madonna, di che è qui? Guarda là, un show più a pelli. Mamma, fammi fare una cosa. Fammi metterla di microfono così. Ecco, guarda, ecco, sono giovane ora. Mamma mia, povero me. Che dite, ragazzi? Allora, Alessandro, grazie Alessandro per la donazione. Ciao Marco, come butta? Luana Laura Ferrari. Butta bene. Non si sa come butta Lara. Non si sa come. Per ora butta. Speriamo che duri. E Salvatore Emanuele.
Schimenti, sei iscritto. Massimo, non riesco a donare. Ho messo 3.000 euro, ma non me ne frega. No, penso che 3.000 euro non si possano donare, ma 3 basta, non c'è problema. Audio Fixit! Oh, grazie Federico Cariolici, è un ragazzo che ha un sito, se lo cercate, Federico Cariolici, che ripara tutte le cose in alta fedeltà, insomma uno con le contropalle veramente. E che si fa? Si apre il primo pacco? Io direi di aprire il primo pacco subito, di volata. Alberto Marchioro, grazie Alberto Marchioro! Allora, dove sono? Non mi vedo. Chi siamo? Ah, siamo di là. Ok. Ah no, allora aspetta, cioè c'è la telecamera sul tavolino. Allora, io direi di... Io voglio provare prima questo qui. Te mi fai da regia, Lara? Se mi... Cosa? Di quello che sto facendo? Sì, sì. Vediamo un po' che c'è qui dentro, perché se c'è quello che penso... Siccome tutti mi scrivono e mi dicono più o meno, no, le cose che mi vogliono spedire... Me le anticipano prima, me le spoilerano quasi sempre. E è probabile che qui dentro ci sia una cosa ganzissima. Mi sa proprio di sì. Cosa? Non si vede niente? Si vede? Non si vede? Si vede? Si è visto? Si vede un sacchetto, ma vedete cosa c'è nel sacchetto? Non avete idea cosa c'è qui dentro. Aspetta, fai vedere se si vede. No, cos'è? È venuta una scritta: Vincenzo Rocchi, sei iscritto al canale. Grande. Guardate un po' se c'è qui dentro. Allora, questo qui è un ragazzo che fa sta roba, però non mi c'ha scritto ora niente dentro, non c'è un biglietto, niente. Se non c'è biglietto è un peccato. Aspetta, fai vedere. Oddio, non c'è. Come mi dispiace. No, mi dispiace. Aspetta, vediamo un attimino se recupero di qua. Aspetta, cambiamo la telecamera principale. Perché il problema è che non mi c'è scritto niente. Io ho coperto l'indirizzo e ora qui. Francesco! Francesco mi ha spedito questa cosa bellissima che vi faccio vedere di volata proprio, perché questa è veramente mitica, mitica, veramente mitica, mitica. Ragazzi, oh, il nonno Cozzalo, addio, è andato fuori dallo schermo, nonno Cozzalo si incazza, nonno Cozzalo, non riesco a inquadrare, come si fa? Dio sì, in giù, alla figata, nonno, l'action figure di nonno Cozzalo. Questo vale tutta la diretta, de. Cioè, questo. Sì, va, via, fine della diretta. Tanto abbiamo il nonno Cozzalo che siamo a posto così. Non lo so, è plastica, guarda, guarda un po'. Aspetta, Fai vedere. Allora, questo qui. Questo è gomma. Chi lo sa? Sì, sì, è tutto snodabile, guarda. Penso che dentro ci siamo. Chi lo sa? Comunque è meglio non sgangherarlo troppo. Poi ci sono anche tutti gli accessori, aspetta. grazie, la gente si sta iscrivendo, ragazzi, iscrivetevi, che manca poco a 100.000. Fai vedere qua giù gli accessori del nonno Cozzalo. Allora c'è la motosega. La motosega. Non ci credo, il televisore di Heidi ha fatto anche, ma poi come ha fatto? Ha preso le scene dal mio video, l'ha stampato prendendo le immagini dal video mio, cioè come ha fatto a fare una roba del genere? Ma renditi conto, il telefono, questo il telefonino per chiamare Putin, questo qui, non so se si vedrà ora così da vicino, si vede qualcosa? Non so se mette a fuoco. Aiuto, non ci arrivo. Ok, abbiamo visto nonno Cozzalo. Quello lì è la zappa. C'è anche la zappa, capito? Perché fa WhatsApp, cioè WhatsApp con la zappa. Nonno Cozzalo. Il nonno Cozzalo si mette qua. Insomma, ora vabbè. È vero, te la ridò dopo, vai. Mettiamo nonno Cozzalo qui, speriamo un volo di sotto. Metto un po' più indietro.
Eccolo lì, ci sta, ci sta. Speriamo, speriamo con caschi. Ritorno sulla chat. Quindi, ragazzi, nonno Cozzalo mi hanno spedito, ma ti rendi conto? Giacomo 72, grazie, Giacomo 72. Laura Ferrari, il nonno! Poi, questo messaggio in attesa di visione, perché? Fatti i cazzi tuoi. Non lo so, perché Dario D'Amico, fatti i cazzi tuoi. Francesco DZ, ah, bello! Oh, 100, 100, 100. Sara Montini, ciao Marco. Ferma, aspetta. Vedi, l'ho fermato. Sara Montini, ciao Marco, sono un tuo fan da 4 anni e ho 14 anni. Vado a scuola all'Icaros a Grumello. Mi saluti? Ciao! Ciao, però c'è scritto Sara Montini, non credo che... Quando avevo 4 anni o da 4 anni? Da... non lo so. Ora mi è venuto... Da 4 anni e lui ora ha 14 anni, allora... No, possibile, perché... Cosa? È un micistamma, non so, questa mano... È un micio, mi riesce mia. Vabbè, lo fo dopo, vai. Te lo do a te, vieni. Casca tutto. Nonno Cozzalo. Nonno Cozzalo. Tieni, vai, tieni. Aggiungilo te, vai. Il telefono è quello. Poi, che mi dite allora di bello? Ciao Marco, grazie per avermi fatto appassionare all'elettronica. Questa è una cosa bella, vedi? Perché i miei video sono così, cioè non hanno uno scopo. Sono così tanto per divertimento. Quindi, se in qualche modo tocca l'airflow... Sì, con questa Airflow mi hanno fatto scoppiare la testa con quel computer a Ryzen 5, che poi ho detto un mare di cazzate in quel video, perché poi l'Airflow era giusto, cioè aspirava l'aria da davanti e la mandava sul retro del computer, mentre nel video ho detto il contrario, vabbè, ma vabbè, non importa. Marco, avevi promesso di mettere la canzone degli Aristocratici. Ho sbagliato. Scusate, avevo fatto partire la sigla, non era finita ancora la diretta. Gli Aristogatti, sì, guarda, allora stasera, appena finisco la diretta, carico la canzone degli Aristogatti. Ragazzi, mi viene sempre... perché c'ho solo la base, ecco perché, non c'ho niente. L'ESR Meter, invece, è quasi pronto. Stiamo facendo insieme a Piera Isa, e lui sul suo canale... e ho anche messo il link comunque nella tab della community del mio canale, ha già fatto vedere insomma il circuito, insomma stiamo andando avanti, più che altro lui lo sta facendo, io sto facendo da supervisore e lui fa il lavoro vero e proprio praticamente, anche perché per costruire uno strumento di misura è meglio che ci sia un ingegnere dietro che non un maker come me, che io in qualche modo mi arrangio, però insomma non è il caso insomma che vada a fare delle cose così che devono funzionare sicuramente bene, ecco, voglio dire, se lo faccio io magari va un giorno, poi dopo non funziona più. Altro che Airflow di d'estate, il mio PC tocca i 90 gradi. Allora qui sto sbagliando coso, che se sbaglio coso fa un casino. Il mio Giulio Rizzo dice che gli computer ne tocca 40 gradi, i 90 gradi, i computer che ho io vanno a 90 gradi fissi praticamente, l'unico che non va a 90 gradi è il Ryzen, e questi che sto rifacendo un po' ora, perché devo seguire l'Airflow, giusto. Marco, sto toccando la massa! Aspetta, chi è? Zombie Gamer 80. Zio Tubo? Dov'è lo zio Tubo? C'è lo zio me, lo zio Tibia! Mi ha spedito una scatola, lo zio Tibia, ricordate, non so se ve lo ricordate, negli anni 80-90, era una trasmissione su Italia 1 che... non ricordo che cavolo, è una roba tipo dei film horror. Aspetta, la maglietta con l'Airflow, Marco, sì, ora voglio disegnare qualche maglietta nuova per Natale, giustamente. Ragazzi, Fabio Scarionati, grazie. Ciao Marco, un saluto all'Ara super diretta. Qui sopra ci vengano scritte subscriber, ma ci dovevano venire teoricamente scritte anche le donazioni, non lo so com'è. Allora, questa cosa, sto facendo sta diretta con un sistema completamente diverso al solito, infatti sto usando Streamlab. Speriamo bene. Tocca la massa, così non parte per sbaglio la sigla. Ho toccato quest'altra cosa di vacca, capito? Cioè. E l'ho visto, Lara, è una donazione alla grande. Vogliamo la maglietta con il nonno Cozzalo. No, quella è di Tre Lame Studio. Quello è un'esclusiva di Tre Lame Studio. No, figurati. L'ho già fatta.
Certo, ci sono le magliette di nonno Cozzalo, ce l'ha. Tra la mi studio ce l'ha lui nel suo come si chiama? Mi sta andando via la voce. Il merchandising, aiuto. Mi sto strangolando. Scusate, bevo, Non sono abituato a salutami tua figlia. Aspetta. Lara ricorda a papà di mettere la canzone sul canale. Luca Manna, sì, la canzone. Allora, sappi che è solo la è la base musicale, perché non c'ho il cantato, non lo so, non lo trovo più. C'era della roba, se mi ricordo che avevo fatto comunque. Marco controlla l'audio, è fuori sincrono. Sì, vabbè, su questa telecamera è probabile. Vado a vedere una cosa, perché siccome stasera è tutto molto sperimentale, potrebbe anche saltare tutto per aria. Vediamo un po'. Sembra che funzioni ancora la diretta. Buonasera, no, perché siccome l'audio arriva da questa telecamera e quando sono sulla webcam di qua, l'audio continua ad arrivare comunque su quella telecamera lì, e quindi l'audio della webcam rispetto all'audio del microfono potrebbe non essere sincronizzato, ma dai, mal di poco. Marco, ma se ti regalassi un iPad funzionante cosa ci fai? Non lo so, perché non... lo do a lei. Ci pensa Lara, ci disegna, ci fa i disegni degli anime. Audio non in sincronia. Perché è già da un po' che lo fa, ma non sono un ventriloquo, non mi riesce. No, ragazzi, non importa, perché è la webcam, mentre l'audio arriva da un'altra cosa. Non fateci caso, tanto è uguale, non importa, chi se ne frega, dai. Ti seguo da Adrone. Allora, facciamo così, passiamo a quell'altra telecamera e vi leggo la chat da qua. Leggiamo la chat di qui. Sono sincronizzato ora, Schlor sincrono. Ciao Marco, mi saluti fra quattro Francesco, cioè Francesco. Ciao. 2000 persone, aiuto. Il mio PC a volte, anche se gira qualche programma, addio, fa un tempo, ecco. Il mio PC a volte, anche se gira qualche programma abbastanza leggero, usa il 70-80% della CPU. Dipende, perché non ho idea di che sistema operativo hai e di che computer sia, non lo so. Evidentemente, comunque, se c'è qualcosa sotto che ciuccia potenza alla CPU, evidentemente, e ti frega qualcosa, insomma, un po' di prestazioni. Ti seguo dalla marmellata Puffin. Ragazzi, c'avevo 500 iscritti, il video della marmellata Puffin, erano 500 iscritti, e io già mi sentivo male. E ora bisogna arrivare a 100.000, perché tutto il nocciolo della questione è quello lì, perché poi da lì in poi chi lo sa che succederà, non si sa. Vale Iliev, ti amo figlia di Marco. Ora ti rispondo. Stasera ci arrivo in fondo alla diretta, c'ho la Lara, 14 anni, ciao, ho 14 anni, sono appassionato di elettronica, Sovex Zombie Gamer, io ti seguo da prima della marmellata Puffin. Sippino, ma che 100.000, un milione, un milione, bisogna arrivare a 100.000 e già sarebbe tanto. Poi c'è War Machine Bodybuilding, canale che ti manda e ti pompa veramente, ti fa proprio, lui è un bodybuilder di quelli di una bestia disumana, proprio lo guardi, ti pompi, ti gasi come una bestia proprio. E ovviamente iscritto al canale, cioè ogni tanto ci si saluta nel mezzo a tutti i casini, insomma nel mezzo a tutti i commenti. Secondo te è meglio un i3-11154 o un i5? No, sicuramente l'i3 generazione 4 è meglio dell'i5 generazione 1, per forza. E le prime generazioni, comunque, insomma, anche Gen 4 rispetto a G1, non lo so. Dipende poi uno cosa ci deve fare. Io sto facendo la diretta con un i3 generazione 6. Se funziona. Ciao Lara, Marco, dove abiti? Volevo venire a tu. Non si può. Se abito in un posto proprio. Allora, se non bevo qualcosa stasera, un po' avanti con la voce. C'ho la voce stroncata. Grazie Andrea, sto morendo. No. Paolo Masotta, sto morendo.
Allora, che devo parlare più piano, perché il 5 è un gran bel processore, dipende anche dalla generazione, perché ci si fa. Ma ciao Marco, 11 anni ti seguo da quando 8 anni, ti metto in diretta a Telemia. No, aspetta, fermati. Dov'è? Proprio stasera che non c'ho voce, mi sta andando via. Domenico Larizza, ti metto in diretta Telemia. Io mi ricordo tele qualcosa a Pisa c'era, qualcosa del genere, poi boh. Morte in diretta, speriamo di no, però la voce non lo so, infatti avevo qualche... Vabbè, apriamo anche questo pacchettino qui, dai, già che ci siamo. Metto la telecamera sopra, la mia figliola sta rispondendo alle chat. È un casino, ci arrivo in fondo ragazzi, c'ho... Mi è seccata la gola parlando, stando qui nel bunker, e praticamente non ce la fa più a parlare. Oh, allora, questo qui, non so se vi ricordate il penultimo, insomma uno degli ultimi video che ho fatto, dove faccio lo scemo e canto vestito come un cretino e canto "ho una cesta nella testa", che sarebbe poi una... Non è mio, ma è di Celestino Camiscia, quel video lì, e c'è il link nel video. E hanno fatto il verso ai Maneskin. E ora mi ha spedito un qualcosa, vediamo cosa è. Ha detto, mi ha spedito questa cosa qui per ringraziarmi del... Sì, loro hanno fatto i Moleskin. I Moleskin. Ho una cesta nella testa, i Moleskin mi spediscono questo pacchetto, vediamo cos'è, perché questo qui mi sembra bello, bello ciccioso, questo coso qui. Vediamo un po'. Allora, si vede qualcosa? Si vede. È al contrario. Giro dall'altra parte. Ragazzi, ce la faremo a fare sta diretta? Allora, ritorno un attimino di qua. Vediamo se ora funziona tutto. Sì, oh ragazzi, ho staccato un filo. Cioè, ho inciampato in un cavo, l'ho portato via, che è proprio il cavo che collega la telecamera, capito? Ne apro un'altra e ritorna. Sì, sì, risuono un'altra volta. Ora però, non so però se la chat giustamente... Non riparte la chat, perché la chat ora l'ho cazzata io di brutto. Quindi bisogna che la riapra la chat di qua. Vediamo un attimino. Allora. Perché giustamente è cambiato il link della chat, capito il problema dov'è? E quindi no. Oppure no. Sì, no, quello lo vedo lo stesso. Allora la chat però non la vedo da qui. La vedo di qua. Ora mi copio questo, lo metto qui. Dunque mi apro la chat qui sopra, vediamo se funziona. Lagga, sì, no ragazzi, niente, no, non funziona questa diretta. Sono proprio sfortunato stasera, non riesco a farla la diretta, mi dispiace. Ci riproverò magari domani sera, vediamo un attimino se riesco. Ma stasera mi sembra proprio che non funzioni proprio per niente. Vi ringrazio di essere stati in questa brevissima diretta, ci riprovo magari domani sera, insomma vi faccio sapere, ci riprovo sicuramente, perché non sono riuscito ad aprire nessun pacco, soltanto un paio di pacchi e niente di che. Quindi vabbè, facciamo finta di niente, vi saluto e ci si rivede magari domani sera o quando riesco a fare questa diretta con un computer che funzioni. Questo non funziona, non è fattibile la diretta con questo qui. Va? Questa volta? Ragazzi, che lavori c'è, ma vi rendete conto? Ma questo non è un canale YouTube, è un manicomio proprio. Ora io con questi sciabatto, vi fa vedere perché cos'è successo, no? Io ho questi qui a piedi, capito? C'ho queste, sto camminando con questa roba qui a piedi e poi ho inciampato in un filo, ho portato via tutto. Madonna ragazzi,
Marco De Aglio si è abbonato, grazie Marco De Aglio. Allora, eravamo qui prima. Aspetta, ritorno sulla telecamera principale. Speriamo che funzioni, la mia figliola si mette in 30 fili, attenta, cavi i fili, bisogna stare attenti, altro che massa. Allora, vediamo se riesco a rimettere anche di qua, ecco, la chat anche su quest'altro computer, così vedo cosa scrivete. Perfetto, forse funziona, forse. Ok, qualcosa funzionerà. Bene, niente, allora, ho aperto il primo pacco, il pacco dei Moleskin. Quei ragazzi con i quali che hanno fatto un video che avete visto in uno degli ultimi video miei che faccio con la chitarra, tutto vestito a bischero, no? È quello dell'amplificatore a valvole. E mi hanno spedito questo. Questa è una figata colossale, ragazzi. Cioè, questa è una figata colossale. Questa ve la devo far vedere. Questo qui è un televisore molto raro come si chiama, della Sinclair. È un televisore in bianco e nero, penso sia l'unico televisore in bianco e nero che ha lo schermo elettrostatico, come lo schermo come si chiama, del coso qua dietro, mi viene in mente, mamma mia, stasera sono confuso, dell'oscilloscopio. Gli schermi degli oscilloscopi sono elettrostatici e questo anche è lo schermo elettrostatico. Ora, lo mettiamo da parte perché su questo sicuramente c'è da farci un video alla grande. Ho già un altro televisore della Sinclair, la versione dopo questa, che c'ha lo schermo piatto. E quindi a questo punto veramente grazie, ringrazio Celestino Camicia che mi ha spedito questo televisore che è veramente qualcosa di fantastico, sul serio, ragazzi. Quindi funziona la chat? Funziona tutto? Mi vedete? Funziona? Ci siamo stasera? Stasera è veramente incredibile. Sapete che io non mi arrendo mai. Non mi arrendo mai. E ho voluto ritentare. Prima eravamo 2500 persone, ora siamo 720 perché giustamente ho detto che, che non facevo più la diretta e quindi va bene, ma va bene uguale così. Sir Sinclair era un genio. Lo so, era veramente ganzo, veramente. Oh, qui c'è veramente tanta roba ancora da aprire, ma c'è delle cose incredibili che se non porto via un'altra volta il filo della telecamera. Ora funziona bestia. Ale! Peccato, non c'è più nessuno che ci guarda, però va bene lo stesso. La paghetta non esiste. Che peccato, ragazzi, aver chiuso la diretta, aver rifatto la diretta. Ora, giustamente, le persone non lo sanno che sono nuovamente in diretta. Peccato. Comunque, tanto c'è da vedere un pochino di cose. E vediamo anche questo pacco qui. Questo io non so assolutamente cos'è e cosa c'è dentro. Proprio non ho idea proprio, assolutamente. Quindi apriamolo e vediamo. Oh, vedo dei cavi. Qui c'è tutta roba di computer, mi sa. E c'è. Oddio. Scusate. Ciao Marco, spero possano servirti, possano servirti. Un caro saluto, resta sano, Mauro. Oddio, che roba è? Tutte prese, scarte, cavi di tutti i tipi. Guarda che lavori. Oddio, sono tutti cavi veramente. Sì. Cavi scarte di ogni genere e tipo. No, guarda che lavori. E qui c'è qualcosa di. Che roba è questa? Io ho paura di aprirla, sta roba. Cos'è? Sono viti! Sono vitine! Sto morendo stasera di tutto, succede. Sarta tutto, io che muoio, la diretta che non funziona. Vabbè. Che lavori! Oddio, ragazzi, veramente, non ce la farò mai. Stasera proprio non ce la posso fare. Comunque, Mauro. No, Marco. Mario? Mario, Maro? Non so, sì. Mario forse c'è scritto. Sì, Mario, Mario. Ma ha mandato una paccata di spine di tutti i tipi. Bene, ora dove la metto? La metto qua. Ora rispacco tutti i fili un'altra volta.
E passiamo a quest'altra scatola. Marco, dove si trova il computer più inutile del mondo? Credo che sia in giro da qualche parte qui, però non lo so ora dov'è veramente. Non lo so, ma ce l'ho sempre comunque, non lo uso ovviamente. Mario, no Marco. Mario. Vediamo questa scatola invece, cosa c'è dentro. Mettiamo la telecamera del tavolo. Allora, vediamo un po'. Hola Marco, ti mando un pochino di materiale veramente dannata. Sicuramente non potrebbe stare in mani migliori. Spero che durante il tragitto non si sia rotto nulla. Le uniche cose relativamente recenti sono i due modem. Resta ovviamente sano. Claudio Marro Filosa. No, io qui dentro ho già visto una roba. Guarda che lavori. Tutti manuali. No, pazzesco. Io ovviamente sto morendo, cioè non riesco a parlare. Scusate. 1193 ragazzi, meno male, state tornando sulla diretta. La diretta sembra che funzioni ora. Sembrerebbe che la diretta funzioni, sto morendo io. Cioè ora la diretta funziona, sono io che muoio perché mi sta andando via la voce completamente, quindi... Ragazzi, stasera è triviale sta roba. Rimarrà nella storia, schianta in diretta uno youtuber che diventa famoso giustamente perché schianta in diretta, quindi diventa famoso. E funziona! Funzeca! Marco, salutami, ti prego. Emanuele Volpi. Mi sembra Emanuele Volpi. Ragazzi, come va la chat? Ok, ritorniamo sul tavolo, mi è ritornata la voce. Allora qui, questo è Claudio, mi ha mandato delle cose che sono da... Non lo posso dire perché è una parolaccia, non si può dire. Da diti dentro un certo orifizio. Ecco, diciamo così. Che sono tutte, è tutto materiale vintage, tutti schemari, guarda che lavoro, che figata, che roba è questa. Microtrasmettitore FM, guarda i lavori! Questa è tutta roba vintage, ma va tenuta veramente benissimo. Questi andrebbero tutti scannerizzati, vedi? Andrebbero tutti scannerizzati e resi pubblici. Questa è una cosa che prima o poi la devo fare sicuramente. Poi qui dentro, qui c'è pieno di roba, eh? Cioè, qui c'è pieno di roba. Vediamo un po'. Valvole! Cioè, se non si sono rotte le valvole in un tragitto del genere, veramente, guarda. No, guarda che... No, non si sono rotte, ragazzi, non si sono rotte. Per niente. ECC, CC 180, ora le rompo io ovviamente, mi volano via di mano. Ma renditi conto, non si sono rotte. Forse solo una. Questa mi sembra sì, questa si è rotta. Vedete, quando entra l'aria dentro le valvole, che c'entra l'aria dentro, vedete che diventano trasparenti dove prima erano argentate. Questa qui è ovviamente ha preso aria, ma non so se si è rotta nel tragitto o era proprio già così di suo. Poi, vediamo, perché c'è altra roba, non è che è finita lì. Vediamo questo cos'è. Rip Lara. Ciao Sandro. Michele Braconi, mi saluti, please. Ah, cos'è? Queste sono altre valvole. Sono valvole, tutte valvole queste qui. Guarda. Se riesco a aprirla, ovviamente. Sì. Queste sono tutte valvole nuove di zecca nelle loro scatoline. Guarda che figata. Siemens. Bellissimo. RCA, guarda. Questo non so cos'è. Questo è veramente componenti elettronici. Fai vedere dentro a questa scatolina che c'è. C'è un, lo so, un coso. Ma lasciamolo stare qui dentro perché non vorrei fare peggio che meglio. Poi vediamo ancora.
Quasi 1500, si vola Roar 2000 again. Ragazzi, oh, l'ho sputtanata io la diretta, che ci volete fa? Queste sono ancora altre valvole nelle loro scatoline originali. C'è mia figlia, Giusimu, Giuseppe Negro, è arrivato anche lui. Koala e Pinguino. Marco, mi mandi un saluto, sono di Roma e sono un tuo fan. Koala e Pinguino, ciao. Giovanni D'Ambrosio, ma le valvole sono resistenti? A quanto pare sì, perché, guarda, cioè, voglio dire, che tragitto hanno fatto dentro una scatola, non si sono rotte. Questo è un flash, dimmi, Lara. Michele Lattarulo. Lattarulo, ciao Michele Lattarulo. Questo è un flash, una macchina fotografica. Ha un altro flash per la macchina fotografica, sempre. Questi Brown, della Brown addirittura, questo qui. Ma c'è pieno di roba qui dentro, ragazzi. Guarda là. Anche ancora tutti. Oh. Questi qui, quando ero piccolo li compravo, non me ne funzionava mai uno di questi trasmettitori, mai, non ce l'avessi proprio. Poi qui abbiamo internet a banda larga, ADSL, vabbè, questo è un modem ADSL, non è che insomma, vabbè, si sa, no? Com'è? Poi qua giù ancora ci sono delle bread. Tiziano, grazie! Qui ci sono delle breadboard. Poi c'è Herbalife, c'è l'Herbalife, vediamo che c'è dentro, non si sa. Ah, transistor, guarda, 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 sono transistor tutti messi a modino nelle scatoline, quindi ora li lascio stare dove sono perché questi li perdo all'istante tutti, se no poi mi soffio il naso perché sto morendo completamente. E qua giù dentro, scusate, oh. Qua dentro abbiamo ancora modem ADSL, vabbè. Questo qui io ho ancora la DSL, un po' anche fa comodo volendo. Leonardo Cirfera, Marco, io e i miei amici, tra cui Giulio Rizzio, stiamo creando un laboratorio vintage con un PC Windows XP e con 512 MB di RAM e una AMD Sempron 1800 e uno schermo a tubo catodico LG. Anche questa è un'altra breadboard. Ok, e anche qui penso ci sia un'altra breadboard. Va bene, abbiamo visto tutta questa scatola che me la manda Claudio Marro. Olè, via. Via la scatola. E ora devo levare tutta sta roba qua giù di torno. Ritorniamo un attimino sulla chat di qua, visto che funziona. Io sono tutto raffreddato, sono completamente raffreddato. Veramente userete, insomma, si fa quello che si può e via, di là, buttiamo via tutto. Ah, Daniele Romanelli, grande, grandissimo. Michele Limoni, Limoli, Michele Limoli, Limoni, scusate, ragazzi. Giusy De Venere si è iscritta al canale, ecco, mi raccomando. Tanto, cioè, costa né gratis, no? Cioè, voi iscrivetevi, tanto che cacchio ve ne frega. Mettete lì l'iscrizione, che siamo quasi a 100.000, manca poco. Per me è un traguardo nella vita, proprio, perché io non pensavo mai di farlo youtuber a un certo punto nella vita. Mi sono impegnato veramente tanto in questo canale qui perché ho una passione incredibile per creare video. Mi sono impegnato veramente veramente tanto. Evidentemente poi l'impegno un pochino mi ha premiato perché un po' di pubblico ce l'ho, penso sia il pubblico migliore di tutto YouTube, il pubblico di MVV Blog. Stargenxi Tube, ciao Marco, aspetto il tuo video. Aspetta, ritorniamo indietro. Ciao Marco, aspetto il tuo video che ti ho suggerito in email. Non spoilerarlo. No, 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 no. No, non spoiler, non nulla. Oddio, una cosa la spoilero. Qua giù c'è uno scatolone che ci manda lo zio Tibia. E questo va un po'. Quello va spoilerato per forza, non si può. Questo
però lo apro alla fine della diretta, se questa diretta regge. E Modestino come secondo nome. No, dai, ho dato una leccata di quelle proprio. Beh. No, vabbè, dai, ragazzi. Ci si diverte. Ma i Nomadix? Sì, i Nomadix da qualche parte ci sono sempre, anche Nomadix, però sono talmente vecchi che ormai... Poi un video sullo Spectrum, ZX Spectrum. Ce l'ho, c'ho due ZX Spectrum, tutti e due da sistemare, due Commodore 64 da sistemare. Lo zio Tibia della vecchia fattoria. No, lo zio Tibia è quello di Italia 1, ai tempi degli anni 90, insomma, vabbè. Ciao Marco, alla fine che computer stai usando per la diretta? Quello di prima, sempre di 3 sesta generazione. Il problema non era il computer, sono stato io. Ho strappato proprio il cavo che collega la telecamera principale al computer, quindi ho creato un casino. Speriamo che tenga comunque questa diretta, eh. Si vede subito da questa inquadratura qui, se funziona questa inquadratura la diretta va avanti. Io direi, senza strappare altri fili di terra, sì, cosa? Sì, ci sono montato sul filo. No, buttare via tutti i fogli. Allora, tolgo tutta questa roba. Aspetta, metto questo, perché poi giustamente ora non so più dove mettere la roba, no? È regolare. Mettiamo tutto qui sopra. Anzi no, guarda, facciamo così, sposto tutto in qua, metto tutto qui di lato, senza andare a rompere cavi, e c'è un'altra scatola. Dopo questa, qui c'è un macigno dentro, non so cosa c'è. Ah, allora, dopo questa poi c'è lo scatolone dello zio Tibia, ma quello è veramente... è una roba a cassette rotanti, ve lo dico subito, cioè una roba mai vista, neanche Tech Mohan, secondo me. No, secondo me, non ce l'ha. Tech Mohan non l'ha mai visto nemmeno lui. E anzi, ci sta anche che dopo che ci abbia fatto il video io poi lo spedisca proprio a Tech Mohan, a Tech Mohan. Io lo chiamo Tech Mohan, siamo amici, capito? Ci conosciamo, eh. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Stasera, ragazzi, no, o non connetto io o la diretta, i computer, insomma, siamo proprio a un livello proprio di diretta, proprio che non si sa proprio. Tocca la massa, ma non la fase. Giù, Guido, ci manca solo il tocco la fase qua, stasera, e poi siamo proprio a posto. Ovviamente butto tutto in terra, perché mi frega un cacchio. Olè. E poi mi tocca pulire a me, eh? Crediate che ci sia qualcuno che pulisce qui. Ciao Marco, ti ho inviato questo pacco, si vede qualcosa? Sì, anche se siamo al contrario. Ciao Marco, perché sono io qui che leggo, capito? Allora, ciao Marco, ti ho inviato questo pacco con un misuratore di campo satellite. No, aspetta, ha un coso sull'alimento, blu blu blu. Devo vedere che c'è qui dentro, perché se ho capito è una ossa ganzissima che avrei sempre voluto, e me l'hanno spedita, non ci credo. Oddio, è tutto sgangherato. Oddio, è volato via a pezzi. È volato via tutto. È arrivato, no, ma secondo me era già aperto così. Misuratore di campo. No, guarda ganzo. Con lo schermino LCD, guarda, guarda. Vabbè. E diciamo che poteva arrivare forse in condizioni un po' meglio. Semplicemente sbriciolato. Ma non c'è problemi, tanto c'è scritto che comunque non funziona, quindi non è quello il problema. E questo strumentino qui però può essere ganzo per fare qualcosa di divertente, perché comunque c'è lo schermo, che è uno schermo LCD, quindi non ci sono grossi problemi a farlo funzionare. E ringrazio Silvio, ho visto Silvio sei iscritto al canale, grazie, iscrivetevi veramente al canale, manca poco a 100.000, manca poco. E poi qua giù vedo c'ho una valanga di schede, fai vedere che roba è. Questo qui è, questo è un Pentium 1 o un Pentium 2 sullo slot A. Le banane? C'è uno che scrive, sì, official gameplay. Questa qui è una scheda audio. TerraTech Pro Media Terra. Ah, questa è una...
Ah, la TerraTech addirittura esisteva già quando c'erano sempre le schede con il connettore ISA. Questo qui è un ISA, un VESA local bus addirittura. Bisogna anche prendere il gatto, giustamente. E questa qui è una Gendak, deve essere una scheda video, una 3D FX Dual LED. Guarda che lavori, ragazzi. E basta, non c'è altro qui dentro. Quindi togliamo questa roba qua, la metto qui. E telecamera principale, tutto fatto al volo e olè. Ed ecco a voi il gatto. Sta arrivando il gatto, aspetta. Ah, qui c'erano, aspetta, c'erano due altre scatole, non l'avevo mica viste. No, il gatto! Aspetta, 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 aspetta. Ecco qui il gatto. Ci abbiamo anche il gatto. Oh, l'omicione, poverino. Lui è un gatto, il più buono gatto, più buono della terra, questo omicione qui. Allora, vediamo un attimino. Sopra il gatto, direttamente. Questa qui è una lampada di un proiettore. E di qua, qui dentro, che altra roba c'è? No, oddio Ganzo! No, guarda forte! È un cinescopio. È un cinescopio elettrostatico, ovviamente di qualche strumento di misura, ma nuovo! Ah, con la sua scatolina! Siemens! Questa è una figata, ragazzi, con questo ci si può fare delle robine ganzissime proprio. Forte! Allora, torniamo alla chat, vai! Lara c'ha il gatto in collo, fallo vedere un po'. Tira su il gattone. Il gattone, wow. Poverino, ragazzi. Allora, un salutone dalla Calabria. E mi raccomando, con una mano tocca la massa. Aspetta, non l'avevo visto. Con una mano tocca la massa e con l'altra l'airflow, altrimenti non funge. Zio Tibia Picture Show. Ora vediamo anche quello perché. Sono curioso di vedere. Non è, allora, zio Tibia è un ragazzo, no, che mi ha scritto un'email e si chiama, cioè soprannome zio Tibia, ovviamente non è quello della televisione, è un ragazzo che ha avuto questo, si è messo questo soprannome da solo e mi ha dato il link di un'asta su eBay di un oggetto veramente ganzo. E io quando l'ho visto ho detto, boh, questo non ce l'ha veramente nessuno, questa è una roba proprio assurda. Ma è venuto via per una cifra 30 euro, cioè proprio una cavolata del genere. Evidentemente nessuno aveva capito che roba fosse. Dai una carezza al micio da parte mia, Riccardo Addis. Questo micione, ragazzi, è buono, cioè proprio dove lo metti sta, proprio ti fa le coccole sempre, continuamente. Poverino, che miciotto. Ora vediamo insomma questo oggetto che è una roba ganza a cassette rotanti, ma è ganzo veramente. Come stai? Sei troppo forte. Stasera non sto tanto bene perché ho la gola completamente secca e quindi non riesco a parlare molto. Buona serata domenicale a tutti e due, grazie ragazzi. Ciao, mi saluti Marco Falcomer. Marco Falcomer l'ho già rivisto. Sì, l'ho già rivisto, mi dice qualcosa. Babbo, Sì. chi è Zio Tibia? Lo zio Tibia è un personaggio della televisione degli anni 90. Era un tizio con una maschera addosso di gomma, insomma, presentava tutti i film del terrore, dell'orrore proprio. La stampante 3D la compro ora, perché mi serve per fare proprio una roba ora subito. Proprio. Nome del gattone, il gattone si chiama Molino. Molino, si chiama. No, si chiama Mirtillo. Però lo chiamiamo Molino, non so perché è venuto questo nome strano. E il PC del, aspetta, aspetta, dov'è l'Amiga? L'Amiga 2000 è sempre al suo posto su. E il PC dell'XPS? E il PC dell'XPS, ora non mi viene in mente che cos'è. XPS, cos'era? Ma dite del Ryzen? L'Amiga 2000, quella è sempre al suo posto su, nel mezzo al data center, insieme a tutti i computer. Mi canti Tamarindo? No, quello è Celestino Camicia, che sono i Moleskine che cantano quella roba lì.
poi io stasera con questa voce già tanto se parlo, anno 1989 per precisione, boh, nell'89 lo zio Tibia, madonna, Marco, ho un anno e ti seguo da 4 anni, birrosa empatica, ho un anno e ti seguo da 4 anni, è troppo fenomenale. Sì, perché prima uno ha scritto 4 anni e ti seguo da 4 anni, poi 14 anni, insomma, ci sei capito un, no, tipo, una sega. Che so di? Non si sa. E da quando vivo 4 anni che ti seguo e ora ne ho 14. Che ma, può darsi, perché magari dai video di Kit forse. Da 10 anni? Sì, perché io video di Kit l'ho fatti più di 10 anni fa, quindi ci sta anche che mi segua da... da quando, da quella roba lì, insomma, vabbè, però no, quello non è un canale YouTube vero e proprio. Buonasera, un saluto da Fucecchio, resta sano, Vincenzo Sellitri e Computer Nostalgia, grazie ragazzi, grazie della donazione. E il gatto si sta incazzando come una bestia, poverino, poverino, dai. Che dite, sa apri lo scatolone dello zio Tibia? Ti seguo dal video dell'amplificatore, cioè il primo, se l'amplificatore è a costo zero, è il primo video che ho fatto, in pratica, ho fatto il primo video, è stato quello lì. Io ho 2 mesi e ti seguo da 20 anni, ragazzi, fate a gara. Zio, ti saluto dalla Maremma, Germania, ti saluto dalla Germania, Riccardo Motisi. E sarebbe ora, vai, insomma, apriamo questo paccone, povero Micio, apriamo questo mega pacco che non so, allora, prima cosa, bisogna togliere un po' di roba di qui perché non si sa bene, ma anche dopo non si sa bene proprio come si farà, non si sa, qui mettiamo tutta sta roba di qua, che io domani inizio a fare, cioè io sto facendo un video e c'è della roba, scusate, sono proprio un tutto... tutto raffreddato stasera, qui c'è della roba, sto facendo un video particolare su un computer che poi sarà il computer con il quale sto facendo la diretta ora, ma ci costruisco, insomma, poi lo vedete se riesco a finirlo sto video, perché ci vuole un po' di tempo purtroppo per farlo, mi c'è voluto più tempo di quello che pensavo e dovrebbe essere pronto per domenica prossima, ma ora se non spacco un'altra volta tutto cioè questo qui ora muoio direttamente. Giovanni D'Ambrosio, non sei solo sono proprio te stasera, morto, sto morendo. Marco, resta sano, lo dico sempre a tutti, ma stasera io sano proprio no. Nonno Cozzalo parte 2 molto presto, anche quella prima di Natale sicuramente, e ho in mente per Natale di fare un video tipo quello che ho fatto l'altro anno, dove proiettavo la roba su un qualcosa, no? Che proiettavo la roba sul fumo, su una parete di fumo. E quest'anno vi saluta mia figlia che sta andando a letto, e quest'anno farò un qualcosa simile, però vabbè, non vi voglio spoilerare le cose che farò. Comunque delle anticipazioni, se le volete sapere, c'è di questo video della prossima settimana su Patreon. Ci sono già, insomma, parecchie anticipazioni. Da che parte si aprirà sto coso? No, di qua. Oh, oh, oh. Questo è duro, eh. Questa qui è veramente un casino aprirla. Proviamoci. Che già vedo che la scatola è completamente semidistrutta proprio. Questo veramente, se è arrivato... non dico integro, ma insomma non in bricioli completamente, a vedere come l'hanno imballato non c'ho molte speranze, ma speriamo bene. Comunque questo è un casino, qui ora è veramente, oddio mio, ma che mi sono messo a fare, ragazzi. Poi salutare mio figlio in live, si chiama Francesco Luisd. Ciao Francesco, aspetta, rimettiamo la telecamera frontale. Allora, Francesco, ciao Francesco, il figlio di Luisd, se non vedo male, perché c'ho anche gli occhiali che non sono proprio... Aiutatemi, qualcuno mi aiuti, questo coso è... Oddio,
un attimo, sono un po' nel casino, aiuto! Sì, stasera un c'è, muoio veramente. Allora, questa scatolina invece la tolgo di qui senza strappare nessun cavo, la butto di... Addio. Siamo sempre... Simo15, sei iscritto! Ce l'ho fatta. Ma che è una stampante UV? No, ehi, no. Questo è un aggeggio veramente che... Solo io lo potevo trovare sto osso, veramente, starnese qua, perché... No, via, lo apri, dai, va aperto. Vediamo ad aprirlo subito, senza... la parola. Questo è un coso veramente strano, non l'avete mai visto nessuno, ve lo dico io. Madonna, guarda là. Speriamo bene. Perché peserà 150 kg. Serve per fare la musica. Do un indizio così. Sì, sei un sapre, eh. Maremma santa, oh. Guarda che lavoro. Secondo me si è leggermente distrutto tutto qui, non lo so. Funziona sempre? Cioè, mi sentite? Mi vedete? Mi vedete? Mi sentite? Datemi un segno. Maremma musicale. Ciao Marco, hai pensato di chiedere di farti da assistente nelle tue live? Cioè, chi minchia è? Se Dori è un Leslie. No, no, siete lontani proprio. È un aggeggio che fa musica, cioè nel senso che suona, ma non è uno strumento musicale. È una roba che se non riesce le balle di lì dentro non si vedrà mai. È una roba che secondo me non è arrivata molto sana a destinazione, però non ce la faccio alzarlo, ragazzi. Pesa 10.000 quintali. Multicassette, ci siete. Però non è un multicassette normale questo qui. Oddio. Non so se vedete che arnese è. Sembra un'affettatrice, non sembra nemmeno un coso che funziona a cassette. Ora, se c'è sempre l'audio, perché non so cosa sto combinando qui, ci dovrebbe essere sempre anche l'audio. Allora, leviamo di culo questo, vai via di là. Ok. Cioè questo coso è completamente disintegrato. Cioè qua giù c'è questo aggeggio, no? Questo carrello qui. E si leva. Questo coso si leva. Qui ci si affetta dei prosciutti incredibili. Allora qui ci vanno le cassette. E poi si rinfila qui dentro. Madonna che arnese. Lo giro, eh. Olè! Questo qui è uno stereo 8 a cassette rotanti. Cioè praticamente avete presente, qualcuno lo saprà, no? Cosa sono le cassette stereo 8? Sono cassette audio, con nastro audio dentro, con 8 tracce grosse, che si usavano negli anni 70. E questo qui è un... cioè praticamente ce ne vanno 8 dentro, e le suona tutte e 8. Cioè questo qui è un... c'è il selettore e suona le 8 cassette stereo 8, è tipo un jukebox con le cassette stereo 8. Io non l'avevo mai vista una roba del genere, veramente. E credo che si possa anche smontare subito di volata. Olè! È tutto proprio messo proprio così. Ve lo faccio vedere da sopra, eh. Guarda che lavori. Cioè, questo è un lettore stereo 8, cassette audio stereo 8, con il carrello dietro, e qui ci vanno 8 cassette stereo 8 e le cambia da sole. Cioè qui c'è tutto un meccanismo che serve, le trascina dentro, le carica da sé, e non so come sia possibile selezionarle da qua davanti, mancano anche delle manopole, però questo viene via ovviamente,
quindi qua giù c'è un caterve di cavi, di fili, di sofa. La cinghia ovviamente è distrutta. Io un oggetto del genere non l'avevo mai visto, sinceramente. E non credo che funzioni, no? Qua giù è staccato tutto, completamente. Però non dovrebbe essere difficile farlo rifunzionare, perché questa è un'apparecchiatura quasi completamente meccanica. Di elettronica c'è poco. Quel poco di elettronica che c'è, sono tutti amplificatori, niente, c'è qualche condensatore dentro là sotto. È un jukebox con le cassette stereo 8. Io penso che non ce l'abbia nessuno questa arnese qui, anche perché l'unico filmato che ho trovato su YouTube, ce n'è uno solo, che dove provano il funzionamento di questo coso, un vecchissimo filmato, si vede anche poco. Ah, Madonna, ragazzi, questo veramente, questo è stato duro, cioè questo unboxing, ovviamente ci manca un pezzo qui sopra che evidentemente tiene chiuso tutto questo meccanismo. Questo si mette così, qua sopra ci doveva essere tipo un cestello di plastica che copre le cassette, non lo so. E accendiamolo, no, non c'è nemmeno la spina, come si fa? Io posso anche provare, sono talmente matto che si potrebbe anche provare a attaccare la corrente a diritto e vedere che botta che fa. Di sicuro la botta la fa di sicuro, perché oh, io posso anche provare a attaccarla alla corrente, eh? Che dite? L'unica cassetta stereo 8 che ho si è distrutta e non riesco a ricostruire il loop. Beh, è un po' difficile, le cassette stereo 8 quando si rompono. Quanto costa questo? 30 euro l'ho pagato su eBay. non ho idea di che, se valga qualcosa, che valore possa avere, non lo so. Anche se l'accendo, però non ho le cassette, quindi... Ma almeno si vede la botta. Beh, vediamo se trovo un cavo, ragazzi, aspetta. No, vado a vedere. Vediamo se riesco a trovare un cavetto per collegarlo. Ah, vediamo un po' di qua. Qui. Questo no. Questo, va. Questo vedi. Arrivo, Allora, abbiamo questo. Ora, questa cosa può mettere definitivamente fine a tutte le dirette del mio canale, o può mettere definitivamente fine a questa di diretta, perché va via, salta la corrente sicuramente ora. Ok, vi faccio vedere come ho collegato cavi, perché merita. Ho infilato fili direttamente qui, cioè fili scoperti direttamente qui nel coso. Questo è forte, voglio vedere che botta che fa. Fai vedere. Qui davanti a dove si accende, intanto per incominciare. Questo è volume, bassi, alti, bilanciamento, volume. Ah, questo microfono anche registra, allora, anche questo coso qui. Canali, microfono, power. Power. L'accendo diretto e l'attacco alla corrente. A diritto, Dio sì. Fai vedere che fiammata, Ora salta la corrente di sicuro. Pensa anch'io. Ma poi andrà a 220 sta aggeggio. Che dite? Io l'attacco, E chiò! Oh, 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 oh! E va! Che fa? E gira tutto, dai. Aspetta, aspetta. Che sa fa che sta aggeggio? Non trova la assetta. Vabbè, qualcosa fa però, fa schifo, fa, non si spenge nemmeno, si è spento, staccato il filo, non è esploso, ti pareva, figurati se scoppiava, era troppo bello. Non solo non è esploso, ma sembra anche che in qualche maniera qualcosa funzioni. Di sicuro l'interruttore non va, perché è acceso, spento, fa e gira sempre. C'è il meccanismo che tenta di trascinare la cassetta qui dentro, che la cassetta si infila proprio qui sopra, qui. Va a finire proprio qui, guarda. Cioè praticamente il meccanismo mette questo affare qui di così, e questo coso qui chiappa la cassetta, la
la porta qui dentro, qui c'è la testina qui sotto qua. Quindi il lettore, registratore, lettore del nastro è tutto qui. E questo coso qui dovrebbe far ruotare. Io ora lo riattacco alla corrente. Sì. Lo ricollego, Dio buono. Ma scherzi te. Voglio vedere. Un è esploso, quindi bisogna riprovare. Subito, anche di volata proprio. Ok, ho riattaccato i fili alla cazzo di cane come prima. Voi non fate mai queste cose. Togli la spina. Non le fate queste cose, eh? Non vanno fatte mai. Ecco, ok. È nulla, e va, continua a fare sto... Qui non... No! È bloccato, continua fissa a fare questo lavoro qui. Niente, è bloccato, continua sempre all'infinito. Tenta di caricare la cassetta. Grazie Andrea Facconi. Marco, vai di WD-40, giusto? Mi pazienza, è WD-40. Cioè, col WD-40. Fa un po' di WD-40V, per esempio, si spruzza un po' V. Lo spruzzo un po' di va. Da vedere ora va, eh. No vabbè, dai, sto scherzando. No, è tutto bloccato, chissà che cacchio di... Però è completo, ecco, c'è tutto dentro. Sicuramente è giusto un problema di WD-40, perché qui sicuramente sti osi non fanno più contatto come dovrebbero. E di sicuro magari se ci infilo la cassetta dentro, anche probabile anche quello, perché senza cassetta non funzionerà mai. Che quando infila la cassetta dentro, se ci dovrebbe essere un contatto qua. Questo qui probabilmente. Vabbè, però non vorrei insistere più di tanto, perché poi non vorrei fare un danno, capito? Scene della serie che magari in qualche maniera posso riuscire a farlo funzionare e magari invece me lo disintegro, lo distruggo io prima del tempo, insomma, sarebbe... Però è ganz, cioè questo affare qui si toglie, cioè si infila le cassette stereo 8, poi si ricarica dentro così. E si aggancia anche, vedi? Tac, no, di qua. In qualche modo, non lo so. Forse perché questo osso qui non è attaccato, fai vedere. Ecco, ora è entrato dentro. E poi bisogna... Va girato di così, no. Ecco, ve lo fa vedere da sopra che sto facendo, Cioè, ora si è bloccato tutto qui. Cioè, praticamente sta a fare qua. Dovrebbe entrare dentro qui. Ora non viene né più via. Ora si è bloccato completamente. Ecco. Niente, non lo so. Non riesco proprio nemmeno a capire. Questo deve entrare dentro. Di più. E questo da dietro qua c'è un affare che permette di agganciarlo. Basta, non lo so. Comunque su questo coso qui sicuramente qui c'è da farci un bel video sopra, di quelli veramente voglio vedere come faccio a farlo funzionare a staggeggio. Però più o meno è completo, quindi la prima cosa sicuramente metterla a bagno nel WD-40 prima di tutto e comprare le cassette stereo 8, perché senza le cassette stereo 8 si va poco lontani. Oh, ma io ci voglio riprovare. Cioè questo... vedi perché? Perché questo bussolo vi è rotto, eh? Ecco perché. Guarda là. E vien via. Butto via tutto. Mi è rimasto tutto a mano. No, niente, questa è tutta la meccanica, c'è qua. Aspetta un po', però ora gira sto, se prima non girava. Vabbè, è una specie di jukebox. Ora non posso veramente ripararlo ora, quindi ritorno sulla chat di qua momentaneamente, se cerco di non inciampare da nessuna parte. Eccomi qui. Ok, ragazzi, ho sonno e ho caldo e io penso che siamo arrivati alla fine della diretta. Ho aperto tutti i pacchi che volevo aprire.
ho fatto un disastro. Ciao Marco, hanno pubblicato un video con la modifica, aspetta, hanno pubblicato un video con la modifica del tuo tester dei condensatori di nuova elettronica, se l'hai visto cosa ne pensi? No, è quello di Piera Isa, stiamo facendo insieme questo tester ESR, stiamo facendo insieme proprio il tester ESR per poi metterlo in vendita, cioè non è che vogliamo guadagnare sulla vendita di questa roba qua, è più per accontentare gli iscritti del canale che me l'hanno chiesto veramente in tanti e cercare di fare un qualcosa di divertente, insomma, contemporaneamente cercare di fare dei video che spero saranno interessanti. Sicuramente Piera Isa fa tutta una serie di video ora su questo ESR meter, poi quando sarà bello maturo, più pronto, insomma, ci dovremmo essere, insomma, di qui a una settimana dovremmo già vedere i primi prototipi, e farò anche io un video qui sopra insieme a lui sul mio canale, insomma, dove faremo vedere il progresso che abbiamo fatto, e più che altro lui, perché lo sta progettando praticamente lui, io sto facendo un po' da supervisore. Tocca alla massa, lo distruggi Maremma Maiala. Io, ok, Marco, aspetta, Marco, il Pentium con Windows 11, è già tanto ragazzi, stasera sto facendo la diretta su Windows 10, io non vorrei che si sia sgnappato tutto perché c'è Windows 10, però poi ora più funziona, quindi... La puntata sullo Spectrum non lo so, la farò un po' più in qua perché c'ho da fare veramente una valanga di cose, specialmente riprendermi un po' di salute, perché io ho due magnetoterapia e due elettrostimolatori di nuova elettronica, ce l'ho anch'io, ancora da montare, c'ho proprio il kit ancora da montare nella sua scatola proprio di nuova elettronica, proprio con la scatola che arrivava dal corriere. Ciao Marco, invece di usare quel microfono a cuffia non ti prende un bel rode il lavalier? No, il lavalier non mi funziona. No, questo microfono è una cagata perché lasciamo perdere. Mi ci vuole un rode, ma con l'archetto comunque, perché il lavalier con la mia voce funziona male. Il jukebox funziona ancora, certo. Anzi, poi farò proprio... ricostruirò nell'arco di questo nuovo anno, spero insomma di ricostruire anche... e l'amplificatore valvolare di quello lì e di restaurarlo completamente. Io ho un Intel i7 di terza generazione, è buono? Allora, io ho montato i miei video fino ad ora su un i7 di terza generazione, quindi dipende uno cosa ci vuole fare, se ci vuole fare dei videogiochi non lo so, non ho idea, penso di sì che tu ci possa anche giocare, basta metterci una scheda grafica abbastanza potente. Per quanto riguarda quello, il lavoro che faccio io con i video, con la computer grafica, eccetera, quello che serve è veramente la GPU. E il processore, il processore significa poco. Ciao Marco, ma il seguito di nonno Cozzalo, quando lo catturi? Allora, ho cambiato il computer, ho messo il Ryzen 5 al posto di quello con il quale montavo i video. E devo reinstallare tutti i software con i quali ho lavorato negli ultimi 25 anni. Quindi ci sono 25 anni di tuning, no? Di tutti questi software che devo rifare da capo. Quindi prima di Natale però faccio uscire anche quel video lì. Ciao Marco, come si chiama il tuo multimetro arancione? Mi piacerebbe, lo vado a prendere, guarda. Io uso un AMD HD Quad Core 5550. Io montavo video anche su un Quad Core, Core 2 Quad era... Tanto sfrutta la GPU, quindi vi prendo un attimino una cosa e ritorno, vediamo dove l'ho messo, se l'ho messo non so dov'è, non lo so, purtroppo non so dove l'ho messo. Vi volevo far vedere il tester, quello che c'ho arancione, eccolo qui, eccolo, ritorno subito, eccomi, eccolo qua, vediamo un po'. Che roba è questa qui? Non lo so, perché io l'ho trovato in una scatola della roba che mi spedisce la gente, c'era anche questo qui, e non c'è scritto niente, a dire la verità, proprio non c'è scritto nulla. C'è scritto qualcosa qua? No, niente, non c'è scritto niente, so che dire, si può accendere CCTV Tester Pro, tutto lì, CCTV Tester Pro, ma non,
Non c'è scritto nulla sopra, non c'è una marca, non lo so, c'è niente di che. Forse è uno strumento particolare proprio che serviva per gli installatori di TV a circuito chiuso, per impianti di allarme. Ok, lo spengo. Anche io sono completamente disintegrato stasera. Poi vedo dei contatti metallici di quelli a strisce sul caricatore per segnare la posizione della cassetta. Ah, stavate ancora parlando del coso lì dietro. Tranquillo, io ho un i7-980 di prima generazione e sono riuscito a giocare con Doom Eternal. Ma secondo me quello che veramente conta, bestia, un bel presepe? Perché no? Si può fare anche il presepe. Quello che conta veramente tanto è la GPU. Poi ovviamente se metti una GPU tipo una 3060, una 3070 su un computer vecchissimo, c'è cioè un rende, una sega, però boia, costa €350 su Amazon questo CCTV Tester Pro. Boia, che ne so, io l'ho trovato in una delle tante scatole che mi sono arrivate per posta. Dentro c'era anche questo qui. C'è il video, c'è uno dei video della posta che si vede che vado a vedere che c'è questo affare. Era una delle scatole che il corriere aveva disintegrato, mi ricordo, mi era arrivato tutto distrutto e l'avevo torto la roba, non l'avevo poi vista neanche cos'era. Un albero tecnologico, ragazzi, il video del Natale sarà qualcosa sull'albero del Natale. GPU per il 70% e CPU per il 30% per giocare circa. Sì, Marco, sì, sono sicuramente d'accordo con te. Diciamo che cioè ora avendo a mano questo Ryzen 5, non mi ricordo 5, non mi ricordo il modello del Ryzen che mi ha regalato VM Hardware, che ringrazio ancora. Sai cos'è il Rick Rolling? No, non lo so. No. Non lo so, su internet quel tester costa €500. Beh, ma non lo so. Ora è un tester vecchio, non lo so se ancora ha qualche valenza. Come in collaborazione, una bella collaborazione con Overvolt. Allora, aspetta, cioè, devo salutare Stefagra 2008 V2. Mi saluti, ti guardo ogni volta con mio padre da quando hai provato a capire se il lettore DVD di un laptop funzionava. Guardandoci Star Trek, non me lo ricordo neanche, non so neanche che, non mi ricordo cos'era. Ma riguardo l'oscilloscopio, consigli qualcosa per il fai da te per piccole riparazioni? L'oscilloscopio va comprato nuovo, secondo me. Cioè, è meglio investire qualche soldino subito per te lo ritrovi poi nel tempo. Se però lavori su tanta roba vintage, o come per esempio nel settore audio di alta fedeltà, queste robe qui, magari anche un oscilloscopio analogico di quelli di una ventina, trentina di anni fa, funzionante, perfettamente tarato e tutti cazzi e mazzi vari, non sarebbe male, perché comunque l'oscilloscopio analogico c'ha, rispetto al digitale è analogico, nel senso che alcune cose il digitale non le fa, le fa, ma è sempre digitale, quindi come vi posso spiegare? Cioè, analogico è direttamente collegato, cioè lo strumento che misura direttamente quello che vedi sullo schermo è la grandezza che entra proprio dentro, cioè l'oscilloscopio. Insomma, lasciamo perdere questi discorsi, tanto mi sto incartando. Nonno Cozzale, flusso canalizzato. Zitti! Non su spoiler! Non si poi spoilerate, spoiler. Buonanotte, mitico. Sì, ragazzi, vi saluto anch'io. È stata una diretta stravagliata. Il video sulla stampante 3D tra pochissimo, perché arriverà tra pochissimo, perché mi serve. La DV Storm 2 è sempre lassù, dietro lì, quella là, che non funziona, manca a pagarla. C'è poi da fare un va, non è rotta, non funziona. Non ho un VIC-20, ho due Commodore 64. Conosci Alphatec? Mi sembra di sì. Però ora connetta a quest'ora, non mi dite nomi perché non mi ricordo nemmeno il nome della mia mamma, figurati te che è Alphatec. Ma una stampante 3D non ti era. Sì. Mi aveva regalato questa stampante 3D e in un momento in cui io il 3D non lo sopportavo, cioè dopo essere uscito da 25 anni di lavoro nel settore
dell'animazione 3D, nonché anche stampe 3D e tutto il resto, dove proprio, tanto lo sapete, ve l'ho già raccontato diverse volte, il mio lavoro mi ha fatto salire proprio l'odio, ma un odio incredibile. Quindi quella stampante l'avevo messa da parte, poi l'ho provata, non mi funzionava, alla fine l'ho ceduta a un'altra persona, perché tanto non avevo intenzione comunque di utilizzarla, mi sembrava brutto, insomma, che rimanesse lì così. E ho preso altre cose, insomma, che mi facevano comodo per il canale. E niente, ora però la ricompro perché ora mi serve, poi ora, insomma, sono 2 anni che ho smesso di fare quel lavoro, quindi ci sta, sono un po' più rilassato. C'ho 2 casse piene di stereo 8. Dio buono, mi servono, mi serve qualche cassetta stereo 8 per far funzionare sto coso assurdo. Ciao Marco, vorrei ringraziarti perché col tuo canale, oltre a farmi molte risate, mi ha ispirato a far resuscitare la mia piastra Akai. Continua così, sei un grande. Max 1077. No, ragazzi, io ringrazio voi perché guardate il canale, guardate anche queste dirette assurde, proprio inqualificabili. Questa è la terza diretta che ho avviato stasera, perché la prima non andava, la seconda ho schiantato il filo, la terza sembra che funzioni. Quindi, sì, progetto con Arduino, c'ho un progetto con Arduino, però non lo posso dire, perché se no sono tutte cose che vedrete da qui ai prossimi mesi, perché comunque ci vuole tempo. Un saluto a Giusimo89 del canale omonimo Giusimo89, che mi dice grande Marco, grande Giove, ho un registratore a bobine della Sony, lo vuoi? Ragazzi, qualsiasi cosa prima che io muoia, perché mi sento tanto bene, scherzo, mia figlia aveva il raffreddore, me l'ha attaccata anche a me, niente di che, tutto tranquillo, cioè, non ce n'è problemi, ecco, voglio dire. Qualsiasi cosa scrivete alle mail del canale YouTube, andate nella tab delle informazioni e trovate in fondo le mail, dovete cliccare su un tastino e vi rivela le mail, che è info@mvvblog.it. Quindi tutto, se volete spedire roba per la posta di MVVblog, io ormai non vedete, tanto un centro più qui dentro, ma chi se ne frega, e va bene così. Ma tutta sta roba dove la è? No, qui c'ho, qui e di là. C'ho il garage, che prima era un garage, ora un magazzino pieno zeppo di cose. Ovviamente non tengo tutto, quando poi ho fatto i video sulle cose, tante cose le regalo qua giù nella mia zona, diciamo, perché non posso permettermi di spedire cose, per me è troppo complicato, diventa troppo un casino. Quindi vi ringrazio. Ciao carissimo, ho una Kai 400DS, te lo mando volentieri, ma vorrei rivederlo funzionare. Io, per me, mandatemi tutto, io cerco di, cioè, io ovviamente faccio video su cose, so anche su quello che mi mandate, cerco di resuscitare le cose, ma cioè è fine a se stessa la cosa, insomma, per vedere fino a che punto si può arrivare, fino a che punto si può riparare un oggetto. Io che mi metto alla prova nel riparare gli oggetti, perché non è che poi io sono un maker, non sono un ingegnere, e non era il mio mestiere riparare le cose. Io sono di massa e la tocco sempre. Kawasaki 1989, Gabriele Caspani, viva il survival hacking, anzi survival hacking. E Giuseppe, Marco, una prova. Vediamo se fai vedere il canale di Davide e vediamo che succede. Voglio festeggiare. Come faccio a far vedere il canale di Davide? Ora non posso far vedere YouTube perché non ho programmato. Non posso far vedere la schermata del computer. Non l'ho programmata, purtroppo. Me la sono scordata. Comunque, Davide Gatti, abbiamo fatto il video insieme, quello di Nonno Cozzalo, dove lui faceva Doc e io facevo Marty. Doc è venuto veramente bene. Il jukebox va ancora? Sì, funziona ancora alla grande il jukebox. Non sei un ingegnere, ma dovresti esserlo. Ma non l'ho fatto, cioè non ho perseguito quella strada lì perché sono rimasto incastrato nelle maglie delle animazioni tridimensionali. Cioè, io all'inizio degli anni 90 ho scelto, invece di continuare a studiare, ho smesso di studiare e mi sono messo a fare queste animazioni tridimensionali che però negli anni 90 rendevano veramente bene. Poi dal 2007 in poi c'è stato un calo, poi insomma io ho preso anche un po' la cosa male, non avevo più voglia di fare quel lavoro lì. Dai, insomma, dopo tanti anni uno vuole cambiare vita. Però
Ricordati che il gallo è scappato dalle mail. Niente, ragazzi. Che serata. Marco, sei troppo ganzo. Ragazzi, si vede che sto soffrendo. C'ho la gola, secca, praticamente non riesco più a parlare. Daniele Zanutto. Ciao Daniele Zanutto. Bevo un attimo. Faccio le pizze con la massa. Marco, cioè, tu hai imparato tutte queste cose smoccolando? Sì. C'è proprio il manuale dello smoccolatore, no? Ci sono tutte le formule dell'elettronica tra una bestemmia e l'altra. Ho imparato tutto da me, ragazzi. Quando fai qualche diavoleria con la PS1, non ce l'ho la PS1. Forse ce l'ho avuta, ma non mi ricordo se ce l'ho ancora. In qualche scatolone forse c'è. Che ne dici di costruire un amplificatore valvolare per ascolto audio in vecchio stile? L'avevo anche già fatti tempo fa, nel 2010 avevo fatto qualcosa, avevo fatto degli amplificatori valvolari. Eh sì, perché no? Lo potrei anche rifare uno, però quelli sono video seri, cioè vanno affrontati in maniera un po' più seria. Uso anche TikTok, Gianluca De Angelis, e il problema è che TikTok non mi fa più entrare nel mio account, non riesco più ad entrarci, quindi ci sono dei video caricati e non sono più riuscito a caricarci niente, ho perso il modo di entrare nel mio account, non so perché, non sono più riuscito più a recuperare. Ragazzi, io direi che insomma sono le 23, 22, forse è meglio se stacco la diretta qui. Ancora in diretta, sono arrivato ora. Spero non mi si è perso tutto. Ho finito la diretta. Ho aperto tutto. Sto morendo. Non ce la faccio più. Sto morendo. Non riesco più a parlare, ragazzi. Perché non ci dai lezioni? Perché non sono in grado di dare lezioni di elettronica. Avevo anche pensato, ma non è il mio. Io sono un maker, cioè sono uno che si mette in testa di fare una roba e con quello che sa fare cerca di arrivare a fare questa cosa che si è messo in testa di fare. Ti regalo una delle mie 30 PS1. Vai, va bene, Giuseppe. Oh. Giuseppe Negro, che si chiama proprio così, lo vedete dalla chat. Perché qui bisogna stare attenti, come su YouTube, bisogna stare attenti a dire certe cose, ma è quello il nome. Mi regala una PS1. Invece, Giuseppe, poi ti spedirò altra roba perché giustamente ho una valanga di roba qui e ti mando qualche altra chicca da smontare nel tuo canale. Prendi il latte e miele, Miel Pops, mi avete fatto venire in mente ora la pubblicità della Miel Pops tutta in 3D. No! Salutami, mi chiamo Giacomo. Oh, scusa, Giacomo. Ciao Giacomo, non l'avevo viste queste manine qui passavano e non avevo fatto caso. No, sì, Daniele Zanutto, sì, tutto regolare, quella roba lì, non ti preoccupare, ma non è quello, io ho preso il raffreddore, non c'entra niente con quella roba che hai scritto, sono solo raffreddato, quella roba lì l'ho già fatto, non c'è problemi. Tachiflu, sì. Ti sei fatto il vat. Ragazzi, no, non si parla di queste cose. Questo è un canale che non è un canale che non è connesso con la realtà. Ma state tranquilli. È un raffreddore, non c'è problema. Andate tranquillissimi proprio. Posso morire di qualsiasi cosa, ma non penso che. Penso che questo è proprio un raffreddore e basta, tranquilli. Con la gola secca, bere una grappetta. Non ce l'ho. Non ce l'ho, posso fare poco. Marco, ti capisco, anche io ho avuto un brutto momento, tanto da odiare l'informatica. Ah, beh, cambiare mestiere. E il problema è cambiarlo il mestiere, perché non è semplice, capito? Il problema è che quando saluta anche me, sono il tuo più grande fanatico, Jonathan Vicenza. Jonathan Vicenza, ciao. E anche Jonathan Novelli, latte e cognac. Non ce l'ho, io non sono uno che beve liquori, quindi non c'ho un cacchio, c'ho la Coca-Cola. Sì, lo so, Daniele Zanutto, no, avevo capito. No, sì, ragazzi, entriamo in quei discorsi lì. Io non c'entro, perché questo è un canale che rimane fu è fuori dalla realtà. Qui siamo in un universo parallelo, dove non c'è problemi. Qui non si vive sereni e allegri e spensierati.
tutto quello che è fuori dentro la televisione lasciamolo star lì fuori, mamma mia, oi oi. Comunque ti capisco. Latte e WD-40, il WD-40 ha sparato un gol, forse, ma forse è meglio di no. Occhio alla moglie che se fai tardi ti fa sentire la massa. Latte Puffin. Che scuola hai frequentato? La minima indispensabile. Ho frequentato la minima scuola che potevo. ITIS a Pisa. ITIS di Pisa. E basta. E poi ho fatto un'altra scuola per di informatica, ma... E poi mi sono messo a fare... E poi non parlo più, ragazzi. Via, non ce la fo più. Ragazzi, vi saluto. È stato ganzissimo stasera. Questo computer, diciamo che può funzionare per fare le dirette. Basta non inciampare nei fili e strappare i cavi USB, perché poi dopo non funziona più niente. Ma il manuale del buon smoccolatore, ma andrebbe fatto. Probabilmente per il prossimo Natale farò il calendario di MWW Blog. Faccio il calendario dell'avvento di MWW Blog, mi scomunicano, non si può. Ragazzi, vi saluto prima che mi vada via tutta la voce, non ce l'ho più la voce, quindi... Grazie di essere stati qui in diretta con me, anche se avevo staccato la diretta perché non funzionava più niente, quindi questa è la seconda diretta, cercherò di restare sano e mi raccomando anche voi, restate sani.